Buonasera Toscana, benvenuti a una nuova trasmissione di Calcio Giocato, Calcio Toscano, in diretta dagli studi di Telecentro 2, Stagno Livorno. Buonasera da Maurizio Zini, ma soprattutto insieme ai miei colleghi, ovvero Maurizio Ribechini di Radio Bruno. Buonasera a tutti, ben trovati nuovamente. Marco Morelli di Calcio Più. E Buonasera a tutti e bentornati. Ben poi chiaramente The Voice, Marco Nardi. ritrovati a tutti anche da parte mia. Allora, incominciamo subito con i risultati di questa domenica, ma perché? Perché durante questa puntata ci saranno graditi ospiti anche fuori regione, ma soprattutto parleremo di cose molto molto interessanti. Maurizio Ribechini, Lega Pro. Lega Pro seconda divisione, girone B, risultati di domenica. A Lucca, Aprilia batte Borgo Abugiano 2-0. Campobasso, Pontedera 1-1. A Fondi, Teramo batte Fondi 1-0. Gavorrano, Interreggio 0-0. L'Aquila batte Arzanese 3-1. Martina Franca batte Aversa Normanna 2-0. Melfi batte Chieti 1-0. Poggi Bonzi batte Vigor Lamezia 1-0. Salernitana batte Foligno 2-0. Continuiamo con Marco Nardi, la Serie D, campionato interregionale. Quinta giornata a girone D. Atletico Piacenza batte Tutto Cuoio 1-0. A Camaiore Pistoiese batte Camaiore 2-1. A Fidenza Castenaso batte Fidenza 2-1. A Capannoli Valdera Lucchese batte Forcoli 2-1. Formigine batte Virtus Pavullese 2-1. Fortis Juventus batte Bagnolese 2-0. Mezzolara batte Riccione 12-0. A Rosignano Spal batte Rosignano 2-0. A Castelfranco Emilia Massese batte Virtus Castelfranco 2-1. Per quanto riguarda invece il girone E, sempre del campionato nazionale dilettanti, e sempre quinta giornata, a Casa Castalda, Pontevecchio batte Casa Castalda 2-1, Deruta e Pianese 0-0, a Pierantonio, Ranciotto Campi batte Pierantonio 2-1, Sansepolcro batte Flaminia 3-2, Scandicce e Fiesole Caldine 0-0, a Terni, Castelregone batte Sporting Terni 2-0, a Trestina, Bastia batte Trestina 1-0, Viterbese batte Todi 5-0, a Spoleto, Arezzo batte Voluntas Spoleto 3-0. E ci sono tra l'altro appunto dei risultati che andremo poi ad analizzare nel corso di questa trasmissione. Scendiamo in categoria, Eccellenza Toscana, Marco Morelli. Sì, Eccellenza Toscana, allora, girone A, quinta giornata. Ad Albigna, Pietrasanta Marina batte Albigna 3-0. A Cascino, Bino Taccola batte Cascina 2-0. Fortis Lucchese, Castelfiorentino 2-2. Gioli Montemurlo batte Pelli Santa Croce, serve Casciana Pelli 2-1. Lammari, all'Lammari, Pescio Zanese batte Lammari 2-1. L'Arcianese Pisa Sporting Club 1-1. A Livorno, Pro Livorno Sorgenti batte Lampo 1-0. A Carrara, Ghivizzano Borgo Monzano batte San Marco Mansa 2-0. Eccellenza, sempre girone B, quinta giornata. A Castelnuovo di Sabbioni, San Giovanni Valdarno batte Castelnovese 2-1. A Rignano, Rignanese batte Figline 3-1. A San Donato Tavernelle batte Baldaccio Bruni 2-0. A San Gimignano, Calenzano batte San Gimignano 3-2. A Sansovino, Collegiana batte Sansovino 2-1. Sestese Bicchi 1-1. A Sinalunga, Porta Romana batte Sinalunghese 3-2. A Sosci batte Chiusi 1-0. E questi appunto tutti i risultati Lega Pro Serie D Eccellenza Toscana. Iniziamo un po' a fare un po' di titoli, Marco. Parliamo un po' di un risultato che te l'ha detto in diretta al presidente del Mezzolara. Che è successo? Sì, è successo che dopo 10 minuti il Mezzolara stava vincendo già 3-0 con il Riccione. Alla fine del primo tempo un 6-0 perentorio. Io parlando con Andrea Pizzoli, il presidente del Mezzolara, ho detto: Presidente, magari sarebbe il caso che vi fermaste. Lui la prima volta mi ha risposto: ci fermiamo alla rotatoria di San Felice che è una località che non conosco, e poi mi ha detto: certamente non vado io in campo a fermare i miei ragazzi. Può essere giusto, non può essere giusto, dipende da che punto di vista si vede, però un 12-0 rifilato da una squadra che praticamente era tutto escluso, che una squadra arrivati chi con il pulmino, chi con i propri genitori, questi ragazzi, chi in macchina da sé, insomma. E dava più l'idea di un'armata Brancaleone che non di una squadra. Nella sostanza poi non è cambiato niente, se non magari permettere a Bazzani di fare 3 gol o di andare, che so, del Guinness dei primati per questo 12-0. Però non mi sembra, insomma, sostanzialmente giusto. Comunque, Ne allora hanno parleremo fatto poi il ampiamente dopo. loro e Tra va bene così. l'altro, se andate sul sito www.dmnews.it, sono ancora aperti 3 sondaggi. Noi abbiamo scritto: risultati tennistici. È giusto continuare a fare gol già dopo un 6-0? Andate e votate, poi vedremo a cosa arriviamo.
Abbiamo già il primo ospite, abbiamo un po' anticipato la scaletta, perché il mercoledì, se non sbaglio, è un pilastro del calcio moderno, del calcio a 5, del calcetto. Parliamo con il nostro collega Simone Ferro. Buonasera Simone. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, senza di te non giocano, è vero allora? Diciamo sono un pezzo importante della squadra. Vabbè. Ma il procuratore ce l'hai quindi? Come? Il procuratore ce l'hai quindi? Ce l'ho, sì, c'è due, ormai va di moda, invece anche tu. Allora, una disamina sul girone A e B dell'Eccellenza Toscana, lanciaci i temi e poi ne analizziamo qua in studio. Ma io, ascolta, come sai mi concentro più che altro sul girone A, che è quello che seguo più da vicino e per il quale scriviamo il consueto punto per il sito di Radio Bruno. Sicuramente le tre big che fin dalla vigilia del campionato dicevamo sono venute pienamente allo scoperto, perché insomma basta guardare la classifica, sopra quota 10 ci sono soltanto tre squadre, il Montemuro che è l'unico a punteggio pieno, anche se domenica ha preso il primo gol in questa partita, dopo che non l'aveva ancora mai preso, e l'ha preso tra l'altro contro Perli Santa Croce, che sicuramente è stato rigenerato dalla cura di Cecchini, un allenatore che ha portato un nuovo entusiasmo e che insomma ha rischiato di giocare un brutto scherzetto anche alla capolista. Poi ci sono il Pescia del super attacco solito, Gori, Cerri, Pieroni, segnano solo questi tre per adesso, si aspettano i gol di Massaro, intanto Gori su punizione si conferma un vero e proprio cecchino, come ha dimostrato anche domenica, e a fare le spese è stato l'ottimo comunque Lammari di fracassare la seconda sconfitta di fila dopo quella partita con il Pietrasanta. E poi c'è questo Ghivizzano Morgan Mozzano, che tutti si aspettava Costantino, Battaglia o altri nomi, invece chi sta segnando oltre misura è Grillo, capocannoniere del girone con 6 gol, quindi anche il Ghivizzano è una squadra con cui fare conti, anche se non diamo gli odici da un po' rispetto alle altre due, ha cambiato parecchio rispetto all'intelaiatura della scorsa stagione. Fra le sorprese della giornata c'è il Pietrasanta Marina, che dopo la vittoria contro il Lammari ha ottenuto un'ottima vittoria esterna anche sul difficile sempre campo dell'Albigna, e sta confermando una coppia d'attacco che ha un'intesa ottimale, quella fra Doretti e Pegollo, due giocatori sicuramente da seguire, che potranno essere fra le sorprese di questo torneo. E infine chiudiamo con l'Urbino Taccola, che ha vinto bene con la doppietta di Dirita, il giocatore che non scopriamo certo ora, insomma, un gran talento. Marco, te cosa hai visto? Io, ciao Simone, sono Marco Morelli. Io c'ero domenica a Cascina e francamente non ho visto questa grande vittoria dell'Urbino Taccola, perché fino al 72esimo la partita se la giocavano. Poi c'è stato un rigore dato per un fallo di confusione in area del Cascina, da cui nessuno ha capito. Da quel rigore è stata generata anche l'espulsione di un difensore e poi hanno preso il gol 90esimo. Comunque sullo 0-0 D'Amico si è mangiato un gol grosso meno a casa davanti al portiere su una palla data sul lancio di Urbani. E francamente se avrebbe segnato il calcio non avrebbe rubato niente, ecco. Io non ho visto un grande Urbino Taccola. Mi fido di te Marco, che hai seguito in diretta la partita, io non l'ho vista, mi sono limitato a leggere sì, sì. i commenti del giornalista. Io ho voluto dirlo perché io c'ero allo stadio. Certo. Anche se il calcio ha tutti i suoi difetti, i suoi pecchi, certo, una squadra certo. Dove manca un attaccante perché è difficile farci a gol. Però anche ho visto un Urbino Taccola molto mediocre, che lotterà per salvarsi anche loro, secondo me. Penso anch'io che sia in lotta per la salvezza, però comunque vedendo la classifica, appunto per questo, non mi aspettavo sinceramente che questa squadra a questo punto fosse già lì in classifica, sì, perché appunto l'ha già ottenuto. Sì, è quello, come no. Va bene, Simo, ti liberiamo, grazie di questo intervento e buon calcetto. Grazie a voi, ricordo un'ultimissima cosa, visto che lì so che si parla comunque, si svaria di tutto il calcio, che il Viareggio oggi ha vinto molto bene 3-0 in Coppa, a Sant'Arcangelo di Romagna con doppietta di De Vena, questo attaccante molto interessante. Viareggio è andato a giocare là con la squadra B, perché gli 11 titolari che avevano giocato domenica in campionato con la Latina sono rimasti tutti a Viareggio, eppure anche con la seconda squadra il Viareggio ha vinto, è andato avanti in Coppa e adesso giocherà il 17 ottobre contro la Reggiana, per cui insomma una cosa da dire, perché il Viareggio è partito benissimo con il suo ottimo allenatore Cuoghi, che sta davvero facendo un gran lavoro. Bene di questo risultato in diretta, grazie Simone. Ciao, grazie Simone. Queste big del girone A e poi un po' di tanta mediocrità, insomma, voglio dire. Marco? Sì, sì, no, va bene, giusto così. Mi sembra che Simone abbia fatto una disamina esatta, corroborata tra l'altro tra quella di Marco. Io volevo solamente fermarmi un minuto solo per quanto riguarda il girone B. Certo. Visto che siamo tutti in attesa dell'arrivo di questo San Giovanni Valdarno, che appare una vera e propria corazzata, perlomeno a detta di tutti gli addetti ai lavori. Però intanto Rignanese e San Donato si godono il primo posto in classifica, entrambe ancora imbattute.
soprattutto la Regnanese di Marco Bernacchia, dell'allenatore, col giovane difensore Francesconi e con esperti Mazzoni e Bettini, ha tutte le carte in regola per far bene. E complimenti anche al San Donato Tavarnelle, intanto perché mister Marco Ghizzani e l'ambiente San Donatino hanno rigenerato Tiziano Bruzzone, davvero giocatore che sembrava perso e che invece sta ritornando ai fasti, e giustamente, anche perché Bruzzone sicuramente ha ricevuto molto meno di quanto ha dato al calcio. E poi i fiorentini, sempre di San Donato Tavarnelle, possono contare su gente come il portiere Licciardi, come Chiucchiolo, come Tambasco, come Fattori, come Mori. Insomma, mi sembra che sia una squadra che potrebbe davvero rappresentare l'outsider che poi mette in fila tutti. Allora, ricordiamo qualcos'altro sul girone B, sì, e poi anche il numero dell'SMS. Sì, sul girone B, due parole. Marco si è soffermato sulle capolizze, sulle squadre meglio piazzate in questo momento. Io mi soffermerei su due piccole delusioni, quantomeno perché sono delle neo arrivate dalla Serie D, quindi due squadre retrocesse appunto nella scorsa estate, nella scorsa primavera. Vale a dire la Sestese, che ha pareggiato ad esempio domenica contro il Vicchio in casa, ma è attualmente a soli 4 punti in classifica, ha vinto soltanto una partita. Chiaramente, come sappiamo, la Sestese punta molto sui giovani, quindi senz'altro avranno del tempo anche per rifarsi. Chi invece sta andando particolarmente male è la Sansovino. Sansovino, che anch'essa lo scorso anno era in Serie D, è retrocessa dopo un campionato iniziato bene lo scorso anno, ma finito davvero in modo pessimo, e ha perso anche domenica in casa, fra l'altro, contro la Collegiana. Quindi non è partita molto bene questa squadra. Per quanto riguarda invece noi, in diretta, come sempre, potete entrare in contatto e interloquire con noi mandandoci un SMS al 335-6573-037. È già arrivato uno. E già ne è arrivato uno, quindi, sì. Leggiamolo infatti Subito in diretta, così ovviamente. Poi. Allora, per quanto riguarda. Sì, dice: ciao, sono Filippi. Sono Filippo. Una domanda per il signor Marco Nardi: come giudica la stagione della Pistoiese, anche in virtù del girone di appartenenza? Grazie, alla prossima, Filippo, che fra l'altro ci scrive quasi ogni puntata, quindi lo salutiamo particolarmente. Da Scandicci. Beh, sicuramente potrà rispondere meglio magari il prossimo ospite che avremo, visto che avremo appunto Federico Bargagna, il team manager della Pistoiese. La Pistoiese sicuramente è stata costruita per vincere non è mai facile da nessuna parte, soprattutto poi vince soltanto una squadra, questo è un detto magari ormai detto e ridetto tante volte, scusate il gioco di parole, però chiaramente la Pistoiese ha tutte le carte in regola per fare un grandissimo campionato. Vediamo, perché certamente ha davanti un Mezzolara che è da prendere in forte considerazione, poi la Lucchese, tutte squadre che fra l'altro si stanno muovendo, avevano già fatto l'organico, adesso stanno risultando sopra, non aspettano neanche dicembre o gennaio, quindi significa che poi a tutti interessa. E la Pistoiese, ripeto, è costruita per vincere, magari poi ce lo dirà per meglio appunto Federico Bargagna, però ha un nutrito gruppo di Segugi alle spalle che davvero non gli daranno tregua. Allora, mentre aspettiamo appunto l'arrivo di Federico Bargagni, lancerei subito la sigla, la finestra sui dilettanti. Sui dilettanti parliamo quindi di Serie D e poi chiaramente di tutte le altre categorie.
Marco, abbiamo già accennato questo 12-0, che ne parleremo anche poi con gli altri ospiti, che comunque, voglio dire, il nostro sondaggio vedo che stanno già votando in tanti, ricordate www.dmnews.it, insomma, dopo il 6-0, ma che è una squadra di allievi più che anche juniores, questo mi risulta. Sì, sì, vabbè, anche perché insomma poi si maramaldeggia su dei ragazzi che in fondo non hanno nessuna colpa se non quella di appartenere ad una squadra che è completamente allo sbando, come Riccioni. Si parla addirittura della Lega che interverrà in questi giorni, se non addirittura l'amministrazione comunale di Riccione, anche perché continuare a mandare al macello questi ragazzi non è giusto né per loro, né per la città, né per gli sportivi, e non è giusto nemmeno per quelli che dovranno giocarci contro, perché insomma se si va a vedere poi quello che succede nelle classifiche, 18 gol fatti al Mezzolara, ne ha segnati 12 domenica, ne aveva segnati 6 nel resto delle partite, quindi voglio dire, poi i numeri sono fini a se stesso, numeri che poi sono sempre importanti, però in questo caso sono fini a se stesso, ripeto, servono soltanto per un fatto così, di storico forse, ma chissà. Io personalmente mi sentirei in imbarazzo a dover uscire dal campo e aver vinto 12-0. Contro bambini, però, ricordiamo. Però . Rispetto anche coloro che dicono che è giusto giocare finché ce n'è, per carità. E poi vediamo cosa ne pensano gli sportivi, perché certo, i pensieri sono tutti in libertà, Marco. Però vediamo cosa ne pensano un po', almeno quelli che ci guardano. Te invece su questo fatto? Io l'avevo già accennato la trasmissione precedente con Ferraro, giornalista di Tutto Sport. Con Guido, sì. E ne parlavamo, e lui non le risultava, invece che Riccione avesse fatto, che avesse dei problemi. Secondo lui, insomma, la squadra era sempre in attività, mentre a me mi risultava che appunto il Riccione era già in smobilitazione. E infatti si è verificato, ve lo dicevo io, perché il Riccione è andato a giocare laggiù con i bimbi. Proprio. E questo dispiace. E questo dispiace. Perché anche falsa al campionato. Si parla addirittura di un ritiro di una squadra, e i punti che hanno giocato con loro li verranno tolti alle squadre che hanno giocato. Aggiungo solo una cosa, sempre parlando con Andrea Pizzoli dopo 10 minuti. Andrea Pizzoli, ricordiamo, è il presidente, ma anche uno sponsor molto importante, perché è un grande imprenditore, certo, che è sponsor della Formula 1, del Moto Mondiale, insomma, un grandissimo imprenditore. Sì. Dopo 10 minuti praticamente che stavano giocando, e mi disse sul 3-0, dice, non è una partita di calcio, è una desolazione. Mi sembra che poi il commento l'abbia fatto da solo, nonostante che, ripeto, poi si è tornato indietro e abbia detto, ma io non vado in campo a fermare i ragazzi. Vabbè, rispettabilissima. Sono scelte, giuste o sbagliate, sono scelte, voglio dire. Certo. E noi ne prendiamo atto, questo. Quindi. C'è un altro messaggio? Sì, un altro messaggio, sempre in Serie D per lo stesso girone, però ci scrivono da Massa, Leo, che ci domanda come vedete voi la nostra squadra, quindi la Massese? La Massese è in crescendo, secondo me, e sicuramente forse quando ha preso il clima del campionato, perché non è un campionato facile, questo va visto, molto probabilmente può far bene, non dico che, ma può lottare anche per piazze importanti sicuramente. È chiaro, lo ripeto, lo dicevo già prima, squadre come Pistoiese, Mezzolara, Spal, l'Atletico Piacenza, che è ancora da identificare, che credo che poi vorrà fare un buon campionato e non ci starà certamente a fare da comprimario. Quindi un campionato difficile per la Massese, ma io la vedo sinceramente in crescendo. Marco, Morelli? La Massese secondo me necessita sempre di qualche ritocchino, perché secondo me manca un centrocampista, poi ha preso Taddeucci, ma Taddeucci... c'è una partita sì e tre no, perché col carattere c'ha, a volte o ha ragione o torto, insomma spesso lo viene espulso, poi Vita è ancora infortunato. Comunque è una Massese secondo me sempre che sicuramente il presidente Turbo interverrà al mercato di riparazione se vuole lottare per le posizioni di vertice, altrimenti si accontenterà di un campionato così di metà classifica. Dal mio punto di vista, io parlo chiaramente per ora per il girone A, okay, il girone D, diciamo, della serie D, possiamo dire che è quasi una C2 dai nomi che ci sono, Piacenza, Lucchese, Massese, Pistoiese. Sì, certamente, e questo forse non è nemmeno un merito, perché quando le squadre blasonate arrivano a giocare un campionato nazionale di tanti, con tutto il rispetto per questo campionato che è importantissimo, significa che qualcosa nel calcio non funziona.
Infatti il calcio di quest'anno è figlio sicuramente di annate magari buttate al vento con spese esose e poi si pagano alla distanza, sempre per usare un termine calcistico. E quindi la Serie D di quest'anno è un campionato importante, però è figlio di molte... tante situazioni difficili, insomma. Appunto, invece che essere professionisti, tutti nei dilettanti, la massima categoria dei dilettanti, però tutte lì, questo Marco, sì. Perché i costi, non ci sono contratti, non ci sono contributi da pagare, quindi insomma, perché poi le trasferte sono uguali. Ma sono costi ora, comunque importanti. Sì. Sì, su questo è in dubbio. Maurizio? Sì, anch'io no, su questo senz'altro, per una volta magari sono solo due le regioni rappresentate in questo campionato, perché solo l'Emilia Romagna e la Toscana, quindi quantomeno come trasferte, diciamo, il bacino è meno ampio, però senz'altro le squadre sono molto importanti. Ecco, magari una puntualizzazione sull'Atletico Pro Piacenza, così anche per chiarirlo a chi da casa magari segue un po' meno la questione. Il Piacenza, vero e proprio per così dire, è fallito lo scorso anno, ricorderete, giocava in Serie C1, in Lega Pro Prima Divisione, e di fatto quest'anno gioca l'equivalente di quella squadra in eccellenza. Il Pro Piacenza, Atletico Pro Piacenza, di cui parliamo noi, è un'altra società che appunto già esisteva, già militava in Serie D lo scorso anno, ma che si è trovata quest'anno a essere la prima realtà cittadina, quindi senz'altro è, diciamo, la squadra a cui tutti fanno riferimento, e senz'altro se la sta battendo bene, perché è attualmente al quinto posto, solo a un punto dalla Lucchese e poco dietro la Pistoiese, quindi è una squadra a cui prestare molta attenzione. Il tuo pensiero, Marco Morelli, sì, su questo? Secondo me ha ragione Maurizio. Il Piacenza, la Lunga, la Spal, la stessa Lucchese, anche se ora c'è da sfatare ancora le vittorie al Porta Elisa, sono secondo me le squadre che poi a lungo andare saranno quelle che lotteranno per il titolo. Maurizio, invece per quanto riguarda l'altro girone che segui? Per l'altro girone, senz'altro, ora a parte sul Sansepolcro, che poi ne parleremo meglio più avanti, da segnalare, ecco, la ripresa dell'Arezzo. Arezzo che è andato a vincere 3-0 a Spoleto, e quindi senz'altro, fra l'altro, una partita dominata fin dall'inizio, ha sbagliato un calcio di rigore, poi ha messo subito le cose in chiaro. Quindi l'Arezzo che si è riportato in alto, e da segnalare anche questo Lanciotto Campi Bisenzio, che sta facendo davvero bene, è attualmente al terzo posto, in realtà è un secondo posto a pari merito con questa Casa Castalda, ha vinto anche il Lanciotto domenica scorsa appunto a Piero Antonio. Da segnalare domenica appunto il derby Lanciotto Scandicci, derby fiorentino in Serie di Gironè, molto sentito. L'anno scorso l'ho fatto in diretta alla radio, è molto... Io invece sono andato a vedere lo Scandicci domenica, no, come un pareggio, comunque anche lì la qualità, secondo me Paolo Pazzi, direttore sportivo, col presidente, sta cercando un po' di amalgamare con mister Calderini. Di là c'aveva un buon Fiasole Caldine, che ormai lo sappiamo tutti, di mister Stefano Carobbi. Mi ha arrobbiati ora, vabbè. Stefano Carobbi. Sempre Fiorentina, appunto, giocavano anche insieme. E quindi, niente, due attaccanti secondo me molto interessanti. Questo Mussi mi piace. Sì, volevo dirti appunto, lo Scandicci in settimana hanno già giocato, sono arrivati due giocatori importanti. Uno è l'attaccante Cristian Romanelli, classe 85, è un ex del Poggi Bonzi con 21 presenze in Serie B, sì, e con il Bari. E l'altro è il centrocampista Nicanorelli, nel 86, che ha giocato l'altro anno nel Pontedera, stato l'artefice della promozione. Agnorelli, se non sbaglio, anche ex Empoli, qualcosa del genere, giusto Marco? Cuoio Cappiano, in C2. Ha già giocato domenica, hanno importato lo Scandicci. Sì, infatti, ho detto, una buona squadra con questi innesti, e soprattutto potrebbero fare qualcosa di importante per il proseguio. Altri messaggi? Sì, un messaggio è arrivato bene, in questo momento. Stasera lavoriamo bene. Sì, in questo momento ci scrive Stefano, che manda un saluto particolare a Marco Morelli dicendo: è stato un mio grande dirigente. Ciao da Stefano. La ringrazio. Allora, continuiamo Marco, perché gli ospiti che dovevano essere con noi stiamo andando avanti. Quindi facciamo un po'. Se vuoi lanciamo qualcosa. Sì. Direi di anticipare, se è possibile, la regia. E ricordiamo oggi ci sono Alessandro e Guglielmo. Pillole di calciomercato. Vediamo un po' la sigla. Allora, sì, Marco, la sigla è passata. Sì, la sigla, sì, io vorrei... il mercato si è mosso notevolmente in questa settimana. Molti giocatori si sono accasati tra gli svincolati. La Real Sociedad, per esempio, ha preso Gianluca Laurenti, un attaccante, classe 90, con un passato a Ferrara e un anno a mezza corona in C2.
E ha già debuttato, mi sembra, domenica a Rosignano, è entrato, mi sembra, al 70esimo. Poi, anche lo Scandicci, avevo detto, di lo Scandicci, avevo detto, di Canorelli e di... Sì. E mentre il San Giovanni Valdarno, il direttore generale Sili, ha preso 3 giocatori, almeno. Scandura lo sta trattando, ha preso Mammucarelli, l'ex lucchese, è un centrocampista, e poi il Sereni, quello che si stava allenando ad Arezzo e praticamente dovrebbe firmare... Ex Pisa, fra l'altro, ex Pisa, sì, in C1 due stagioni fa. Guarda, abbiamo anche poi tutti gli slide di cosa abbiamo trovato in giro. Si allenava con l'Arezzo. Prontamente stanno mandando... Sì. Poi il Pisa Sporting Club si è rinforzato, la squadra di Grassini ha preso un difensore centrale, è Carmelo Di Paola, è un ex professionista, è un 89, ha giocato nel Palazzoli nel fondo e nella Lucchese nel 2008 e nel 2009. E poi ha preso l'attaccante Lazzarini, che lui lo conosciamo perché ha sempre calcato campi dell'eccellenza giornale A, è un ex Pietrasanta e anche Cascina, mi sembra. Poi il Castelfiorentino, c'è stato un cavallo di ritorno in Bertelli, che è ritornato a Castelfiorentino a rinforzare l'attacco dei castellani, mentre ad Albigna Kurber, che è stato reintegrato nella rosa, mentre perché lui era... però era fermo e l'hanno integrato. Poi a Cecina, in seconda categoria, però una piazza molto importante, ha firmato Marcello Labrune, il difensore centrale, ex Forcole, Tutto Cuoio e Ponzacco. Poi Latini, ex Castelfiorentino, si sta allenando con il Certaldo in attesa di una chiamata, mentre il Montecatini dovrebbe aver preso in questi giorni il portiere Andrea Lorenzetti, 83, che ha giocato anche nella Laccianese. Mentre alla Bagnolese c'è stato un cambio di panchina, è ritornato Ivo Vacondio e a posto del suo secondo Olor Grech, è uno straniero, sì. E lui lo rifà il secondo, mentre Vacondio dovrebbe riallenare la prima squadra. E altri movimenti, la Lucchese, l'ex Orsonero Costantini, un centrocampista, ha deciso il contratto con il Foligno e si è accasato all'Imperia. Poi, poi anche queste notizie che sono di calcio magari maggiore, a Carrara hanno mandato via l'allenatore Sabatini, già, hanno preso l'allenatore di Costanzi, a Grosseto, Moriero, via Pippo Moriero per Mario Somma. Mario Somma, l'ex Arezzo. A proposito di Carrarese, già che ne parliamo, visto che comunque ci seguono da tutta la Toscana, come hanno dimostrato poco fa questi messaggi, oggi debuttava proprio mister Nello Di Costanzo in casa contro la Reggiana, era una partita di Coppa Italia Lega Pro. La Carrarese però ha esordito con una sconfitta, ha perso per 4-2, si è trovato sull'1-1 alla fine del primo tempo, poi è rimasta in 10, ha preso 3 gol, in sostanza inutile poi l'ultima rete di Merini per quanto riguarda la Carrarese, quindi non esordisce nel miglior modo possibile appunto Nello Di Costanzo con questa eliminazione. Fra l'altro, per tornare a quello che prima citava appunto Simone Ferro, invece Viareggio che ha vinto, quindi poteva essere il derby, perché il calendario prevedeva un eventuale derby fra Carrarese e Viareggio nel secondo turno, invece questa eliminazione della Carrarese, diciamo, pregiudica, anzi evita questa cosa. Il Viareggio appunto giocherà contro la Reggiana, ma a dimostrazione che siamo in diretta, dopo pochi minuti fa è finita la partita del Pisa Calcio AC Pisa 1909, che ha vinto 3-0 contro il Rimini, le reti doppietta di Barberis e gol nel finale di Scappini, e quindi il Pisa il 17 ottobre giocherà nel secondo turno contro il Carpi, che ha vinto 3-0 a Forlì. Stasera, proprio mentre stiamo parlando, quindi partita iniziata da poco, anche il Poggi Bozzi, e domani magari sapremo meglio, magari se qualcuno vuole mandarci un messaggio anche per aggiornarci su questa partita. L'ultima notizia volevo darla io, sempre di calciomercato: Mirko Gasparetto, l'ex centravanti dell'Empoli, ha firmato per il Real Piacenza, che milita nel Serie D nel girone C. Sembrava che dovesse andare a Lucca, poi invece Real Vicenza l'ha spuntato. Real Vicenza. Sì, gioca in Serie D nel girone C. Allora, pillole di calciomercato, abbiamo già detto per questa settimana, un po' di movimenti. Marco, una cosa al volo te la voglio rubare. Cioè, ma qui il campionato è sempre aperto. Cioè, la campagna acquisti. Certamente. Non c'è delle date che bisogna fare, perché sono state svincolate a questo punto. Criticavamo gli inglesi che in pratica tutti i giorni il calciomercato era aperto, ci siamo ritrovati anche noi. Ma purtroppo non credo sia nemmeno una bella usanza, anche perché si va così, tanti giocatori magari vengono contattati, giocano una squadra, cominciano a pensare a un'altra,
Però è così, insomma, prendiamo, se fanno così probabilmente è segno che va bene così. Io non sono troppo d'accordo, però vediamo. Cioè delle regole in pratica ci vogliono e vanno rispettate comunque. Allora, come sapete, da quest'anno abbiamo una grande collaborazione con uno dei più importanti, secondo me, giornale, magazine che parla di calcio. Stiamo parlando chiaramente di Calcio Più. Il responsabile di tutto il settore giovanile, o delle pagine giovanili, diciamo così, è Cosimo Di Bari. Ciao Cosimo e benvenuto. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, so che te, ci siamo sentiti sabato, domenica, lunedì, sono giorni bestiali per voi in redazione questi, il weekend. Sì, il fine settimana diciamo è piuttosto denso, al di là delle partite da seguire sul campo, poi se dobbiamo coordinare tutto il lavoro dei nostri inviati ed è abbastanza faticoso, però ecco, la soddisfazione che poi ci danno i lettori vale la pena, insomma, fare tutta quella fatica, sicché insomma è un piacere. Allora, alcuni temi chiaramente, noi abbiamo fatto anche dei sondaggi la scorsa settimana, è giusto o non è giusto lasciare a casa dei bambini per vincere a tutti i costi le partite? Beh, decisamente no, si perde spesso di vista qual è il vero fine dello sport nell'età giovanile, quindi si parla fino almeno ai 16 anni, non è assolutamente giusto. Purtroppo a volte il risultato, la priorità viene assegnata al risultato e si perde un po' di vista qual è il vero fine dello sport, che è formare persone, ragazzi e dopo persone, ovviamente. Marco Nardi. No, io volevo introdurre anche un altro tema, visto che Cosimo Di Bari credo che sia uno dei più ferrati, non solo di calcio giovanile. Cosimo, la sudditanza psicologica esiste nel calcio? A livello arbitrale? Sì, a livello anche generale, poi. Prima di tutto a livello arbitrale, chiaramente. Sì, ovviamente esiste a tutti i livelli, sì, a livello professionistico e a livello, forse esiste anche a livello giovanile, anche se in forma minore, perché spesso gli arbitri non è detto che abbiano sotto mano le classifiche, quindi non è detto che a livello giovanile ci sia la stessa sudditanza e ci può essere una partita come Inter Torino o Juventus Parma, ecco. No, volevo poi sapere sempre, ormai, visto che ti ho investito in un certo discorso, un 12-0 come domenica scorsa del Mezzolano nei confronti del Riccione, è giusto, non è giusto? Che qual è il pensiero di Cosimo Di Bari? E finché si parla di prime squadre, penso che quando si scende in campo anche fermarsi a un certo punto, no? diventa difficile, diventa quasi meno rispettoso che continuare a segnare. È capitato di vedere in partite in cui dopo il 7-8-0 si faceva soltanto possesso di palla e non so se è più umiliante stare a guardare gli altri che tengono il pallone o continuare a giocare la partita indipendentemente dal punteggio. Il problema si pone piuttosto nelle partite di settore giovanile e soprattutto nell'attività di base, dove però qualcosa è stato fatto a riguardo, perché l'introduzione dei tre tempi e dei risultati più numerici dettati dalle reti fatte, ma dai risultati delle singole frazioni, quindi qualcosa è stato fatto. Però quando si parla di calcio adulto non so quanto possa essere rispettoso smettere di segnare. Certo, poi anche inferire, bisogna valutare. Vabbè, da 16-0 contro dei ragazzini che sono arrivati alla spicciolata, capito? Il problema sì. È questo, poi, cioè non è che giocavi contro una corazzata chissà che cosa, cioè il problema sì. È vinci già 6-0, voglio dire. Ripeto, però anche frenare e smettere di attaccare, non so se quanto non è quanto etico possa a livello sportivo, questo lo so, però dall'altra parte secondo me è peggio infierire. Sì, si tratta di valutare anche la singola partita, come nasce il punteggio, ecco, se poi c'è la volontà di umiliare l'avversario, questo è da stigmatizzare. Esatto. C'è un tuo collaboratore, Marco Morelli.
Sì, infatti quando parlavo del prezioso lavoro dei nostri inviati sul campo mi riferivo a Marco e a tutti i ragazzi che nel fine settimana, indipendentemente dal tempo, sono sui campi a fare il loro lavoro con estrema professionalità. Ciao Marco, buonasera. Ciao Cosimo. Ciao. Tra l'altro aggiungo questo, io sono testimone, che lui mi manda sempre il messaggio domenica mattina, sono a vedere, sì, sì. Dove sei andato questa settimana? Sì, sono andato a vedere a Titiano la Manditella, Follonica, e anche lì onestamente c'è stata una goleada, no Cosimo? Un 7-0, praticamente dopo il primo tempo la partita, francamente ormai non diceva più niente. Però vedo che queste squadre qui continuano a giocare come devono fare, giusto come devono fare, perché secondo me il calcio è questo, cioè non puoi fermarti a questi livelli qui per cercare magari di far melino oppure di giocare come hai detto te. È giusto giocare la partita fino in fondo, e se una squadra è più debole purtroppo è così. Sì, l'importante è che non ci sia l'intento di umiliare l'avversario, che quello non è detto dal risultato, no? Può venire da tanti comportamenti, quindi concentrarsi soltanto sul risultato può essere... Sì, ma infatti per me l'unico pecca di questi campionati qui sono, secondo me, sono genitori, Cosimo, perché di veri potrebbe farne magari a meno, perché a volte senti delle ossa sugli spalti che farei a meno di sentirle, ecco. Queste cose io veramente, guarda, perché sennò mi influiscono anche sui ragazzi. Sì, spesso c'è un po' di esasperazione, però vivendo tutti i fine settimana i campi del settore giovanile, devo dire che c'è anche tanti genitori che vivono il calcio nel sì, modo giusto. Sì, ma perché poi siamo tutti allenatori, capite? Allora è sì, quello. Sì, quello fa parte del tifoso. 52 no? milioni in Italia, sì, da allenatori. Esatto, fa parte del tifoso sì. Che... in quanto appassionato e anche allenatore, però sono... Tanti la vivono male, Cosimo, tanti la vivono, le vedo io alle reti, sì, la vivono male la partita. Sì, sono... No, il problema è quando si pensa all'avvenire del ragazzo in ambito calcistico, e questo ovviamente... A volte a me Cosimo me lo dicano, no? Ma cosa ne pensi? Io a volte dico fallo studiare oppure cercare un bel lavoro. Certo. Stanno girando, scusami Cosimo, le immagini, quindi ricordiamo, ora siamo già in due edizioni, che da edizione unica siamo tornati perché ogni tanto, lo sai, pubblico delle foto di alcune partite, sempre il settore giovanile. Per quanto riguarda appunto edizione toscana e poi Firenze Prato. Ma soprattutto sta girando anche l'almanacco, che lo curi te con Andrea Labbate, l'almanacco del calcio toscano. Ci puoi dire due parole su questo? È ideato da Andrea Labbate, io collaboro con Andrea, e si tratta di una testimonianza che cerchiamo di lasciare ogni anno della stagione calcistica che ci lasciamo alle spalle. Contiene le statistiche di eccellenza promozione, e con le presenze di ciascun giocatore, e da quest'anno abbiamo reintrodotto anche le presenze di allievi giovanissimi regionali d'elite per cercare di dare un ingrediente in più al nostro almanacco, anche a tutti gli addetti ai lavori. Soprattutto quest'anno le quote 95 erano particolarmente interessanti per gli addetti ai lavori. Certo. E poi contiene anche tutte foto e rose delle squadre di juniores e allievi giovanissimi regionali. E quindi come fanno per acquistarlo? Può essere ordinato sul nostro sito www.calciopiu.net, c'è il link per spedire direttamente l'ordine, e poi arriva da pagare in contrassegno al postino, quindi sul sito calciopiu.net, per chi fosse interessato ci sono tutte le indicazioni. È passato anche... tutto quello che stai dicendo, è proprio calciopiu.net. Ok, perfetto. Vai, noi ti ringraziamo, a te tutta la redazione, per questo grande lavoro, che comunque è un lavoro immane proprio, perché scrivere di tutte le partite, dalla Serie D in giù, veramente tanti tanti complimenti a tutti. Grazie mille, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, cercando di soddisfare lettori che... Di mese in mese, di settimana in settimana sono sempre più esigenti, quindi anche noi cerchiamo di sforzarci sempre di più per offrire un giornale leggibile. Grazie da parte nostra a Calcio Più e a Cosimo Di Bari. Alla prossima. Grazie, ciao Cosimo. Ciao Cosimo. Buonasera. Ciao.
Maurizio Di Bechini? Sì, continuano ad arrivare numerosi messaggi al 335-65-73037, ne leggiamo un altro. Ci scrive Mister Bugiani e dice: penso che nel girone A di eccellenza ci sia un po' di carenza tattica in fase di costruzione del gioco. Vedo infatti molti gol su calci piazzati. E questa è una sua valutazione. Mister Bugiani, fra l'altro, correggetemi se sbaglio, probabilmente è il vice allenatore della... Di Cecchini, se non sbaglio. Sì, il vice di Cecchini sulla panchina del Casciana. Casciana Pelli. Probabilmente il gol su calci piazzati si riferisce al Pesce Ozzanese, che in pratica è bravissimo a sfruttare. Ma la Maneschi l'ha detto proprio Papale in un'intervista, che dice: concludiamo poco, però fortunatamente abbiamo questo dono sui calci piazzati di essere legittima. Fa parte del calcio. E può darsi anche che ci sia un impoverimento, magari, come dice Bugiani, però il campionato ha ancora tante cose da scoprire, tanti temi da svolgere, quindi vediamo magari più avanti con un'analisi più attenta e più serena. Te Maurizio, cosa vuoi aggiungere invece su questa eccellenza? Ma sull'eccellenza, sì, io appunto, come già detto, sull'eccellenza B prevalentemente seguo personalmente durante le partite, ma come già detto ci sono diverse squadre che stanno un po' deludendo, le ho già citate. Per quanto riguarda le sorprese, perché sì, le squadre che a mio avviso stanno sorprendendo, anche perché sono addirittura neanche rappresentanti una città, ma una frazione, anche se di una città molto importante come Firenze, è il Porta Romana che, per essere una neopromossa, sta facendo sempre dando davvero un grande campionato. Ha vinto 3-2 a Sinalunga anche domenica e in classifica già 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, e anche un ottimo attacco, perché il secondo attacco del torneo con 11 reti. Quindi questa Porta Romana, ecco, si candida, come diceva fra l'altro all'interno della nostra trasmissione, ovviamente Radio Bruno Sport, tutto il calcio toscano minuto per minuto, Salvatori della Nazione diceva, il punto, citava il Porta Romana come una squadra che, per così dire, si candida ad essere la seconda squadra di Firenze. Chiaramente ricordiamo qualche anno fa, in categorie ancora più importanti, come era la ex Serie C2, la Rondinella in Pruneta. Attualmente Firenze, dopo la grande, fra virgolette, Fiorentina, ovviamente, ci sono tante squadre dilettantistiche. Il Porta Romana, che appunto è una frazione, è la prima di queste. Porta Romana, porta chi te pare, se diciamo. Comunque. Dicevo questo, Marco Morelli, su didanza psicologica, ma ancora siamo a questi livelli, possibile? Ma e anche questo secondo me fa parte un po' anche delle, non voglio dire degli allenatori, ma cioè, in tante squadre a livello giovanile purtroppo vengono formate 2-3 squadre, e forse la subdidanza la sentono più i bambini che degli allenatori, perché magari vengono... questi bambini vengono dirottati magari nelle squadre magari più deboli e forse le fanno giocare meno, oppure le fanno partecipare meno alla squadra, e forse questa solidanza qui magari secondo me può essere anche un po' rappresentata da questa cosa qui, ma non credo che però ci sia poi in un ragazzo che gioca a pallone tutta questa solidanza psicologica. Allora sentiamo invece poi fra gli addetti ai lavori. Lui è esordito a 20 anni in Serie A nel Torino. Poi tra l'altro ha vinto anche una Mitropa Cup, purtroppo contro il Pisa. Ha giocato poi nel Pescara, dove ha fatto anche gol, e tante altre squadre, Brescia e Livorno. Un grande giocatore, un grande anche mister. Oggi è capolista del girone E. No, aspetta, lo dicevi te, perché girone E della Serie D. Appunto, girone E della Serie D. Buonasera Davide Mezzanotti del San Sepolcro. Buonasera a tutti. Buonasera. Complimenti davvero. Troppo buoni. No, ancora bisogna cominciare. Aspetti di dire. Allora, come inizio, troppo buoni. Yes. Marco Nardi per lei. Buonasera mister. Buonasera. Non siamo troppo buoni, stiamo solo evidenziando quelli che poi sono i fatti, perché la storia lo dice, quello che ha fatto lei come giocatore e quello che sta facendo anche come allenatore. Al di là dei numeri, che sono sempre comunque importanti, che cosa debbano aspettarsi i tifosi del San Sepolcro e anche gli addetti ai lavori? Qual è il suo pensiero su questa squadra che in pratica 15 punti, 3 vittorie, di cui 2 esterne, 9 gol fatti, 2 subiti, insomma, una squadra che sicuramente... prima in classifica con un vantaggio già importante. Allora, per quanto riguarda i tifosi nostri, sanno benissimo che noi siamo una squadra costruita per far crescere i giovani. Noi siamo una squadra molto omogenea, dove ho costruito una squadra diciamo con un asse portante, che diciamo gli 11-12 che sono secondo me ottimi, però dietro tutti i giovani che vogliono emergere, perché San Sepolcro ha un settore giovanile importante, ha un settore giovanile che
può regalare ai calciatori al calcio italiano, secondo me, perché hanno giovani interessanti, però vanno valorizzati. Io non credo che noi potremmo tenere questo passo fino alla fine, anche perché quando ci mancheranno alcuni giocatori la squadra viene ridimensionata, però questi sono i nostri programmi, quindi sono molto sereno. E vi manca fra l'altro domenica prossima e ancora per un altro paio di turni e su sì, giocatore importante, sì, perché ha segnato 5 reti. Anche e soprattutto in virtù di un arbitraggio domenica scorsa abbastanza cervellotico, quello del signor Agrodi Terni, a dir poco cervellotico, bisognerebbe forse dire qualcosa di più. Non una scusante sua, perché poi ne siete usciti fuori davvero alla grande nei confronti appunto di quella partita domenica scorsa che non si era messa bene. Diceva dei giovani, io devo fare dei complimenti a due giovani suoi, Arcaleni e Braccalenti, che si dice di 2,94 di cui si dice un gran bene. Guarda, io ti dico la verità, noi abbiamo diversi 94-95 in rosa, ti ripeto, noi stiamo costruendo il futuro di questa società, quindi ci vuole tempo, perché non si può avere tutto subito, sarebbe troppo bello, no? Ci piacerebbe vincere subito, che i giovani crescessero subito, ma tutto questo è difficile, ci vuole del tempo. Per questo motivo io dico che la costruzione di questa squadra ha bisogno di più anni per costruire qualcosa che un domani sia importante e duraturo. I due giovani che hai detto te sono quelli che sono un po' più alla ribalta, ma io, secondo il mio modo di vedere, ho due o tre giovani veramente forti, che sono dei 95 e dei 96, che non giocano in prima squadra perché 96 è veramente giovane, ma che il futuro probabilmente, se sono delle persone, al di là dei calciatori importanti, possono venire fuori. Questo penso che sia l'importante di una costruzione di una squadra di calcio regionale che vada il suo calcio dal settore giovanile. Noi siamo su 24 giocatori, io ce ne ho 21 che vengono dal settore giovanile. Questo è la realtà. Quindi va valorizzato. Tra l'altro, mister, nel sito c'è proprio lo scudetto, cioè voi siete stati campione d'Italia nel 2008-2009, sì, della Juniors nazionale, tra l'altro. Sì, infatti quei giocatori lì, gran parte adesso fanno parte della prima squadra. Cioè io, come vecchi, perché sai che in regionale certo, ci sono quattro sotto quota, sì, poi sono gli over, io come over sono 3,89, che sono quelli che hanno vinto lo scudetto poi. Ho sette vecchi, tra virgolette, questi sette vecchi, molti sono 89 e un 91, perché sono giocatori che sono cresciuti in un certo modo, sono cresciuti in un ambiente che sentono loro, quindi sì, si battono per il loro paese, ecco. È giusto che sia così, insomma, attaccamento alla maglia, ma non solo, ancora di più. No, certo, l'attaccamento alla maglia esiste quando i giocatori ci sono, perché se non sanno giocare niente si attacca alla maglia. Questo è poco ma sicuro, però quello che c'è da dire è che al di là della bravura del giocatore c'è un fattore umano che è importante. Giocatori del posto che credono in qualcosa, in un sogno, perché questo è un sogno, no? Essere davanti quando tutti parlavamo solo di salvezza è un sogno, non so questo sogno quanto durerà, però intanto lo stiamo cullando piano piano. Bene. Per cercare di fare qualcosa di grande. Certo. Allora, c'è anche Marco Morelli, una domanda e poi una bella sorpresa per tutto Sansepolcro. Buonasera mister, intanto complimenti perché buonasera. Io mi ricordo di lei quando era a Livorno. Grazie mille. In Serie B, sì, che me lo ricordo sulla fascia. Sì, era abbastanza... Era un sanguigno. Era un sanguigno, come un livornese vero, via. Senta. Era un sanguigno, io mi sono integrato benissimo perché Livorno interpretava il calcio che volevo io, che piaceva a me, dove si battagliava, dove la tecnica magari era davanti, no? Nei Protti, nei Piovani. Sì, me lo ricordo. E invece si battagliava, io ero quello. Senta, mister, su un'intervista che ho letto, il presidente Panichi dice che questo è il miglior periodo che ricordi lui. Infatti dice, forse stiamo attraversando addirittura il miglior periodo che io mi possa ricordare in tanti anni da tifoso e da dirigente del Sansepolcro. Cosa risponde lei al presidente? Ma lui parla con i risultati alla mano, perché
5 vittorie consecutive il Sansepolcro non l'aveva mai fatte, neanche quando vinse il campionato del 79. Però è anche vero che ci vuole tempo per costruire, allora vinse il campionato, quindi noi siamo all'inizio. Io ho sempre detto che per noi arriveranno i tempi duri, già domenica che ci manca il terminale offensivo, addirittura ha preso 3 giornate, per noi è dura, perché ripeto, essendo una squadra costruita in un certo modo, certi giocatori sono indispensabili, quindi quello che abbiamo fatto fino adesso è bellissimo ed è importante, però ancora ce n'è, la strada è lunga da migliorare. Allora mister Marco Morelli, senta mister, noi mettiamo in tutte le settimane mettiamo un paio, un premio per il migliore, per la migliore squadra, il miglior mister, il miglior presidente che si è distinto durante la settimana. Quest'anno la nostra ditta di sponsor, la Liquiplast, ha messo in palio questo Stadio Line che vi siete aggiudicati voi come Sansepolcro. Stadio Line è una pittura a traccialine, finissima speciale ad acqua, per manti erbosi, di impianti sportivi e campi in terra battuta. E la siete aggiudicati voi come la miglior prestazione della settimana. Ah, bellissimo, anche perché è stata una prestazione. E tra l'altro, appunto, di carattere, sì. da buoni toscani. Di carattere, sotto di 2 gol abbiamo sì. Vinto 2. Infatti ve la siete aggiudicati a voi anche per la vittoria di domenica, eh? Va bene mister? Grazie mille. Grazie mister, auguri a lei, al presidente Panichi e a tutto Sansepolcro. Grazie. Alla prossima. A tutti, buona serata. Grazie. Buoni allenamenti, Marco? Buona che diceva il mister tutte le volte. No, rispondo dopo l'allenamento. Poi sì, lavorare, è sempre sul campo a lavorare. Ma si sente che c'è grande passione, molto serio. Sai chi mi ricorda un po'? Mi ricorda un po' Alvini. Massimiliano pure, voglio dire. Ci è rimasto un po' male, credo, perché dalle dichiarazioni che ho letto non si aspettava questa sconfitta, credo, da quanto ha dichiarato, immeritata per tutto cuoio. Sì, domani infatti ci sarà un'amichevole a Pontegola con il Cascina, faranno un'amichevole. Si chiama Cascina Valdera. Cascina Valdera, però non so se Consoni da quest'anno fa parte del progetto o se entrerà l'anno prossimo, ma ancora non ho ben capito questa cosa, mi devo informare di co-dirigente. Ma te che segui il girone loro? Che no, tornando appunto sì, sul Sansepolcro, senz'altro ha fatto una grossa prestazione, io fra l'altro appunto cercando tutti i risultati domenica, come ogni volta, parlavo con un loro, immagino ha detto stampa, comunque una persona che segue da vicino la società del Sansepolcro, e prima mi disse perdiamo 2-0, poi dopo un po' perdiamo 2-1 ma stiamo crescendo, poi il pareggio, io gli dissi allora mi immagino che vincerete, fece questa previsione. E alla fine, appunto, se guarda, ci ha indovinato, Gorini ha fatto il 3-2, Gorini fra l'altro doppietta, e appunto hanno vinto. Quindi senz'altro è stata una grossa prestazione. Sansepolcro che ha subito le prime reti, perché era ancora a zero come reti subite nelle prime 4 giornate, con queste 2 reti che poi ha saputo rimontare, adesso ha iniziato a patire anche in difesa, ma in realtà l'attacco è davvero splendido, e quindi questo primo posto con 5 punti di vantaggio per ora è meritatissimo. Secondo te, Maurizio, devo fare una domanda. Alcune squadre del girone nostro, cioè Pistoiese, Forcoli, se militassero in questo girone qui, avrebbero secondo te come classifica? Sarebbero... Senz'altro, diciamo, è un girone in cui ci sono molte squadre umbre che, soprattutto quando giocano fra le mura amiche, danno molto, molto fastidio. Però credo che senz'altro una squadra come la Pistoiese e la Lucchese non avrebbero grosse difficoltà a fare bene anche questo girone, perché se poi guardiamo nelle prime 5 posizioni nel girone ci sono 2 neopromosse dall'eccellenza umbra, il Casa Castaldo, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, ma anche il Bastia umbra, che è l'altra neopromossa e che fra l'altro domenica ospiterà proprio il Sansepolcro, che è al 5º posto. Quindi sono stato dell'outsider e credo che Pistoiese e Lucchese non farebbero grossa difficoltà neanche in quel girone. Poi ci possiamo sbagliare. Un'altra notizia così volante: sembra che a Forcoli, dopo le batoste che hanno preso, sembra che si alleani del Bono con loro. Però non so se l'hanno ancora cartellato o no. Non lo so, guarda, ieri un proprio... Cecina e Rosignano. Ieri, tra l'altro, ci sta guardando, lo saluto, ho parlato con Giorgio Corradetti, mi ha detto stiamo tranquilli, stiamo lavorando. Quindi l'ambiente, sappiamo che il calcio è fatto di risultati, però ha avuto molta mi sembra che sono riusciti a compattare l'ambiente, vicino anche al mister Matteo, e speriamo che possa riuscire Rossi, a risalire. Anche per Rossi penso sia un po' un'annata abbastanza difficile, dopo aver fatto bene promozione, anche l'impatto subito in Serie D penso l'abbia sentito poi parecchio. E poi Filline, notizia di ultima ora, ha acquistato Bencistà.
quello che era a Fiesole Caldini l'altro anno ha vinto il campionato. Sì, sì, mi ricordo benissimo. Sì. Con mister Calderini. Avevamo bisogno di un centrocampista, perché parlando con Frediani mi ha detto appunto che domenica hanno perso con la Rignanese 3-1 e avevamo bisogno di un centrocampista per dettare un po' tempo. Marco, che ne dici di questo? Ah, io torno un passo indietro dicendo che delle squadre del girone D inserite nel girone E, sicuramente anche l'Arezzo doveva fare il campionato a sé e invece non lo sta facendo. Sta piano piano rimontando la classifica, però il calcio è bello proprio per questo, perché non ha logica, perché altrimenti l'Arezzo vincerebbe sotto gamba questo campionato, invece se lo sta sudando e chissà poi se riuscirà magari a vincere. Noi glielo auguriamo. Il calcio proprio è bello per queste. Lo so, purtroppo sono realtà che qualcuna poi... Certo, voglio dire... È così, È bello proprio perché ha mille sfaccettature il calcio. In realtà esigenti, però difficili. Stanno veramente massacrando come messaggi, ne leggiamo alcuni. Uno appunto Fabio da Cascina, che questa chiaramente è una sua opinione, io mi limito a leggerla. Ma parliamo anche degli arbitri, non passa domenica che con le loro decisioni falzano le partite. È l'uscita anche alcune partite di domenica scorsa. Abbiamo detto su distanza psicologica. Qualcosa, sì, infatti anche lui cita Cascina, cita anche San Marco Venza, Camaiore. Io voglio dire Cascina, Marco parlava in generale sicuramente. Sì. No? Certo. E poi ci riscrive di nuovo Filippo da Scandici, che dice appunto: i miei più sinceri complimenti al signor Davide Mezzanotte e a tutto il Sansepolcro, perché sono la sana espressione di tutto il movimento. E sempre un grande sussì in bocca al lupo, sempre appunto da Fabio. E poi sportivi, un altro, poi ci fermiamo, poi gli altri leggeremo più tardi. Ci scrivono anche: vi sto vedendo in streaming, saluti. Tutti. Però non si firma, non c'è il nome della persona. Comunque, grazie a chiunque ci scrive. Magari che ci dicano anche da dove chiamano, così. Diciamo che scrivono in particolare qui, immagino, qui vicino, perché dal previsto sembra da qua vicino. Comunque, un saluto. Stavamo parlando della sudditanza psicologica. Mi sono preso la briga di andare a vedere con chiarezza che cosa significa questa parola. Con l'espressione sudditanza psicologica si vuole indicare il fenomeno in base al quale un soggetto si sente inferiore ad un altro, ad un gruppo, ad un oggetto, senza che ci siano necessariamente delle ragioni oggettive di inferiorità, e prova sensazioni di timore, imbarazzo e sottomissione. Si parla poi di sudditanza psicologica così nell'ambito sportivo, e si parla spesso appunto di sudditanza psicologica in ambito sportivo, soprattutto nel mondo del calcio, quando si afferma che le terne arbitrali o più in generale gli organi di giustizia sportiva sarebbero naturalmente indotti ad una maggiore tolleranza nei riguardi di squadre particolarmente importanti, ricche o sostenute da presidenti potenti. C'è un'altra definizione che dice: l'elargizione di favori straordinari a soggetti singoli o multipli in ragione esclusiva del potere che costoro hanno agli occhi di altri. Io dico che esiste questa sudditanza psicologica, magari non dico che gli arbitri o chi per loro lo facciano apposta, però succede anche nella vita di tutti i giorni poi, basta pensare, io ho fatto, ridiamo adesso perché con Maurizio Ribecchini, perché ho fatto domenica scorsa un esempio molto papale, suona il campanello di casa, andiamo ad aprire, c'è uno di questi ragazzi magari un po' trasandati, questi ragazzi extracomunitari, e subito gli sbattiamo la porta in faccia, diciamo non mi serve niente. Lo stesso campanello che suona, andiamo ad aprire, c'è una bella ragazza che sia di colore o non di colore, per carità, senza secondi fini, però siamo disposti più magari ad ascoltare che cosa ha da dirci, anche se poi magari non compriamo niente. Però ecco, questa è una specie di sudditanza sicuramente, insomma. Questo, ma in campo si vede di più, Sì, si può notare, abbiamo l'esempio di ne dovevamo parlare, no? L'esempio di Klose, della Lazio. Certo. Che giustamente ha detto di aver marcato il gol con la mano contro il Napoli, l'arbitro mi sembra doveri, se non mi sbaglio, o qualcosa del genere. Sullo 0-0, sullo 0-0. In pratica, quando tutti i napoletani stavano brontolando, lui si mise in mezzo e dice: no, arbitro, è da annullare il gol. Due minuti dopo, forse ricordandosi di questo gesto eticamente molto bello da parte di Klose, che fra l'altro non è nemmeno il primo, ne ha fatti anche qualcun altro di questi gesti, Klose della Lazio. E un paio di minuti dopo ha commesso un fallo piuttosto brutto, che quantomeno era da giallo se non dal rosso diretto. L'arbitro Doveri ha fischiato la punizione, ma ha lasciato pure, perché forse ricordandosi un attimino, e questa è un'altra specie di sudditanza psicologica, riconosciuto magari la bravura di Klose nell'etica sportiva, però sì, poi i tifosi fiorentini da Scandicci in giù, ma non solo, ci diranno, però contro la Fiorentina fece fuori gioco, non disse nulla, ma lì se guardalini
non alza la bandierina. L'onore grossolano, e la sappiamo tutti, i gol che fece col Bayern. Marco, sì, altre notizie? Sì, altre notizie. Il 25 settembre ha debuttato in Serie B in Brescia-Modena Alessio Cragno, classe 94 proveniente dalla Cattolica Virtus. È un portiere giovanissimo e già ha fatto la sua prima presenza in Serie B. Come ha fatto la prima presenza in Serie B anche l'ex rossonero Francesco Fedato, che ha esordito in Serie B al 27 del secondo tempo in Bari Pro Vercelli, sostituendo Galando e prendendo la posizione di esterno destro. Sono due debutti di ragazzi che hanno giocato in Toscana, era certo. Bene ricordarlo. Certo. Marco, cosa c'è l'appunto che vedo evidenziato? Sì, no, io mi hanno pregato gli allenatori di calcio, certo, appunto, della sezione di Pisa, che di dire che hanno indetto una assemblea... Possiamo anche dire chi sono, eh? Sì, ora poi li rammetterò. Dicevo, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio della sezione di Pisa ha indetto un'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche. L'assemblea si terrà lunedì 8 ottobre, quindi lunedì prossimo 21, alle 21.30 a Pontedera, presso la saletta dell'Università della Terza Età, in via della Stazione Vecchia. Il presidente Maurizio Londi e il segretario Luciano Pistolesi invitano tutti i soci a partecipare, visto che ci sarà anche la presenza importante del presidente regionale Luciano Casini e del presidente nazionale Renzo Olivieri. Lo scopo dell'assemblea è quello di rinnovare le cariche in seno appunto all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Allora, come si conviene, come tutte le trasmissioni, linea alla regia, un po' di pubblicità, ma noi torniamo subito dopo, sempre in diretta. Casalinghi, articoli regalo, giardinaggio, profumeria, abbigliamento, giocattoli, ferramenta, articoli auto, tendaggi, detersivi. Una sola voce, Savi Shop. Siamo in via Grotta delle Fate, o in via Ugo La Malfa a Stagno. Vi aspettiamo. Un bacio e a presto. Ciao. Scusa, ma i prodotti genuini locali in un discount? Sì. Ma dove? Un vasto assortimento di frutta ed ortaggi, soprattutto nostrali. Un'ampia esposizione di carne prima scelta e tanti altri prodotti del territorio di assoluta qualità. Sì, ma dove? Un ampio parcheggio disponibile e prezzi da favola. Ma mi dici dove? Ho fretta, devo andare. Ecom, il segreto della spesa. Le lenti che risolvono il problema di chi non vede bene da vicino, da lontano e anche a mezza distanza. Ti posso dare un consiglio? Provali. Perché io da quando indosso questi occhiali mi sento un altro. Mi sembra di riavere 30 anni. Vedo sempre bene e tutte le condizioni a tutte le distanze. E neanche mi accorgo di averli sul viso. Ottica Mugnai, Piazza Tias 16. Arrivederci, a presto. A presto. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than. Supermercati Sisa di B di Batte, il piccolo grande supermercato vicino casa tua. Di Batte, alta qualità dal 1964. Gastronomia, rosticceria, carni locali e chianine. Supermercati Sisa al centro Le Fate, in via Grotta delle Fate. Ricordate, supermercato Sisa, qualità, convenienza e cortesia. Vi aspettiamo! Allora, eccoci di nuovo qui in diretta da Telecentro 2, calcio toscano, calcio giocato. Maurizio Di Bechini, aggiornamenti? Sì, in tempo reale, a dimostrazione che siamo in diretta, si sta giocando, come detto prima, la Coppa Italia di Lega Pro. Ci sono delle partite anche in notturna, in particolare una squadra toscana sta giocando in questo momento, vale a dire il Poggibonsi. Poggibonsi che, per quanto riguarda il primo tempo, è in casa contro il San Marino, sta vincendo per 3-1, si era trovato in svantaggio, poi Moscarino ha pareggiato, Bianconi ha siglato il 2-1 e Marco Ilari, tra l'altro ex Pisa, ha fatto il gol del 3-1. Quindi al momento è messo molto bene il Poggibonsi, che appunto è a un passo dalla qualificazione. Bianconi chi è, quello del Pisa? No, Bianconi è un Bianconi sì, è un giovane, se non sbaglio, di una primavera di Serie A, mentre appunto sì, Ilari è ex Pisa. Sì, me lo ricordo. Poi messaggi, così poi... Messaggi, sì, ci scrive un amico. Ciao, sono Francesco da Gavorrano, ditemi un'opinione sulla nostra squadra quest'anno. Ciao. Parliamo del Gavorrano.
Te sei sempre stato vicino al Gavorrano, al suo presidente, purtroppo, che non c'è più, Matteini, se non sbaglio. Purtroppo sì. Che era un grande signore proprio del calcio, un grande signore. Per quanto riguarda un grande signore proprio del calcio. Gavorrano sicuramente, forse magari si aspettava qualcosina di più da questo inizio non troppo bello. Soprattutto nelle partite casalinghe durano abbastanza fatica nel venirne a capo e non riescono magari a vincerle. E vanno a fare dei risultati importanti fuori. Però, come dicevamo prima, il calcio è bello anche per questo, perché non c'è mai il rispetto delle situazioni di cui magari si pensa all'inizio. Ma credo che a Gavorrano, siccome è un posto dove si lavora tranquillamente, dove non ci sono pressioni psicologiche, perché insomma, i tifosi sono quelli che sono e soprattutto accettano questa situazione impensata e impensabile. 10 anni fa, quando il Gavorrano giocava in seconda categoria, se avessero detto che sarebbe arrivato a un passo addirittura della prima divisione di Lega Pro, nessuno ci avrebbe creduto. Quindi complimenti al Gavorrano e soprattutto che continua a lavorare con la serenità di sempre. I risultati arriveranno, anche perché gente seria che lavora in maniera seria, poi piano piano si arrivano. Gavorrano, ricordiamo Marco, che già lo scorso anno ha fatto questo girone sud, è arrivato molto bene, quindi sì, insomma, conosce un po' più di squadre delle altre, diciamo, toscane. Gavorrano addirittura era stato chiamato a giocare la Lega Pro. La prima divisione, sì sì. Appunto, la prima divisione, proprio in mancanza di numero sufficiente. Probabilmente il Marservisi Matteini, come si chiama adesso lo stadio, non è stato reso sufficiente per quanto riguarda la seconda divisione professionisti, ma non lo è per la prima, quindi ha dovuto, perché forse avrebbe giocato tranquillamente anche la Lega Pro, tanto di prima divisione quanto quella di seconda, anche perché alle spalle insomma c'è uno sponsor importante come la Sorbat, dove l'ingegner Manzi davvero sta facendo cose egregie a livello imprenditoriale. Dimmi una cosa da Fiorentino, che te sei da Fiorentina. Purtroppo. Ma te l'aspettavi, mister Buso, che dalla primavera riuscisse a fare bene in C2 così, già dall'anno scorso? Ma io mi sono meravigliato quando Buso, non so se decise lui di andarsene via o se fu allontanato. Perse, ricordiamo, come perse. Perché aveva fatto molto bene, soprattutto era arrivato a dei traguardi importantissimi per quanto riguarda la primavera della Fiorentina. Però probabilmente le strade sono separate anche per idee differenti e questo succede nel calcio, quindi non c'è da meravigliarsi. Ma Buso io credo che sia una persona intanto che conosce il calcio, poi sia un signore veramente del calcio, anche nel comportamento al di fuori del campo sportivo stesso, dello stadio, e quindi ripeto, se è lasciato lavorare tranquillamente può dare un grosso impulso a questa società del Gavorrano, e chissà che magari dopo una certa esperienza a questi livelli non possa anche spiccare il volo verso campionati più importanti e squadre magari anche più importanti, con tutto il rispetto per il Gavorrano. Marco Morelli? Mentre per la cugina Borgabugiano mi sembra un po' che passa. Penso tra l'altro dalla capolista 2-0, sì, 2-0 a Porta Lisa. A Porta Lisa, perché questo ovviamente influisce molto giocare a Porta Lisa, secondo me, per il Borgabugiano, perché non è uguale giocare a Borgo o giocare a Lucca, è tutta un'altra cosa. Certo. E poi io come in precedenza l'avevo detto anche l'altra settimana, secondo me il Borgabugiano ha perso molti giocatori e si è un po' indebolita, e secondo me farà fatica a mantenere la categoria. Nonostante tutte tante. Ma io guarda, ti giuro, io lo ripeto come quando abbiamo avuto anche il DS Maurizio Tanfani ospite in questa trasmissione. Io ho visto la prima giornata, il 4-4 con l'avversa normale, e poi tra l'altro l'ha persa quasi tutte dopo. Però il tasso tecnico che io ho visto in quella partita mi sembrava molto molto interessante. Purtroppo no. Marco Masi ancora non ha trovato l'amalgama giusta, sì, non lo so, ma che cosa è successo. Marco Masi è un buon allenatore, però hanno perso tanto un giocatore come Grassi, certo, che quello era un terminale offensivo notevole in queste categorie, perché è uno che va sempre in doppia cifra. E poi, come ho detto, molto probabilmente anche il Borgo aveva delle influenze con il Siena, l'altro anno ha avuto parecchi giocatori del Siena in prestito, forse si è rotto qualcosa, non lo so, perché l'altro anno con Mirko il Colonnello sono arrivati diversi giocatori del Siena. Però quest'anno mi sembra... No, ce n'ha 3 del Cesena, sì, ce n'ha 2 o 3 sempre del Siena, sì, poi altri 2 o 3... Molto detto non saranno le prime scelte. Non lo so, io secondo me, io ho detto, da parte mia mi sembrava molto interessante, però la classifica è bugiarda. Altre novità da dire? Sì, anche a Lucca, allora Lucchese sta facendo sempre parlare di sé, perché è un porto di mare. È arrivato in prova un altro brasiliano, si tratta di Bruno, 19 anni, centrocampista, arriva dal Vasco da Gama.
via Vicenza, in quanto la società veneta non lo può tesserare se non passa fra i dilettanti. E poi è arrivato in prova anche un altro ragazzo, un 95, che si chiama Mancini, mentre il transfer di Da Silva ancora stenta ad arrivare. Da Silva è un altro brasiliano che, sì, che è lì a Lucca. Sì. Allora, e poi si esce in un cambiato allenatore. Via Verdiani è arrivato Stefano Lecce, giovedì scorso, Lecce, e ha debuttato con un pareggio, con se un pareggio 1-1, sì, 1-1. Qui sappiamo tutto, eh? Qui sappiamo tutto, Marco. E sappiamo quello tutto. Che dovremmo sapere. No, vabbè. Invece chi sa tutto, che... e la domenica sicuramente ci saprà dire anche quale sarà il palinsesto, il nostro direttore di Radio Bruno Toscana, Maurizio Bolognesi. Buonasera Maurizio. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Volevamo chiamare prima di te il comune amico Giorgio Micheletti, ma è irraggiungibile, quindi non è che non vogliamo chiamare le persone, che purtroppo chi era in palinsesto in qualche zona d'Italia che non prende il telefono. Cosa si dice lì agli studi? Allora, gli studi stanno preparando il palinsesto di domenica prossima, che sarà molto molto bello, molto interessante. Invito tutti quanti a seguirlo, perché avremo due big match in Serie A con Siena-Juventus e Fiorentina-Bologna. Poi per quanto riguarda la Lega Pro avremo Pisa contro Carrarese, il derby naturalmente, che faremo tra l'altro in diretta sulla frequenza 102.8 e tutta la partita, e poi naturalmente flash anche sul nostro tutto il calcio toscano per minuto. Poi avremo Prato Paganese e Viareggio Catanzaro. Per quanto riguarda la Lega Pro 2, Ponte d'Era per Ponte d'Era Fondi, e poi andremo naturalmente in Serie B per Pistoiese Piacenza, Lucchese Rosignano in derby, Massese Forcoli e Arezzo Trestina, e anche Lanciotto Campi Bisenzio contro Scandicci. Questo è il palinsesto di domenica prossima, con inviati Andrea Mazzoberti, Edoardo Novelli, Andrea Orsini, Stefano Chini, Simone Ferro, Giulio Salvadori, Franco Giorgi, Massimo Stefanini, Guglielmo Pugno, Fabio Travetti, Andrea Signorini. Come avrete notato e come avrete sentito, stasera manca nel palinsesto di domenica prossima Maurizio Aldini, che è impegnato in un altro appuntamento in esterna, sempre con un collegamento che effettueremo anche durante Radio Bruno Sport, in un raduno che tra l'altro avrà anche cose di beneficenza, poi ne parleremo domenica durante la trasmissione. Tra l'altro, appunto, anche l'anno scorso l'abbiamo presentata, per me è un grande onore, lo sai Maurizio, quando si parla di solidarietà io sono sempre in prima linea, così come la radio, che ricordiamo la Radio Bruno è radio ufficiale. Infatti avremo questo appuntamento particolare con questa giornata di beneficenza, dove tra l'altro ci saranno anche dei soldi devoluti ai terremotati dell'Emilia Romagna, che serviranno per comprare alcuni banchi di una scuola colpita dal sisma dello scorso mese di maggio. Insomma, ci voleva un giornalista vero e serio per farlo, per fare questo. Abbiamo mandato, diciamo, di peso. Va bene, due cose, perché me l'avevi promesso, parliamo un po' di questo, il perché di alcune nostre decisioni. Sul sito c'è scritto che Radio Bruno da quest'anno non dà più i risultati della seconda categoria. Come mai? Sì, il motivo è molto semplice, spero che molte persone l'abbiano capito, perché l'abbiamo scritto sul sito più volte, l'abbiamo spiegato anche durante la trasmissione. Le seconde categorie... Attenzione! Oh. C'è stato un attentato qua. Un attentato. Ce l'abbiamo sempre. Ma c'è Maurizio. Sempre Maurizio? Sì, ci siamo. Ecco, scusami. Ci stavo dicendo, le seconde categorie non vengono più date in diretta la domenica, semplicemente perché era diventato un lavoro praticamente impossibile da portare avanti. Molte persone non rispondono, tante persone ci sbeffeggiano, ci danno risultati sbagliati, chiamiamo le persone e anche presidenti o segretari eccetera, e non sono alla partita a seguire le seconde categorie. Per fare un girone bisognava fare 20-30 telefonate, era diventato un lavoro di costi e anche umano veramente impossibile da fare. Allora abbiamo deciso di arrivare e fare tutto fino alle prime categorie e le seconde categorie, di lasciarle sul nostro sito il lunedì mattina, le mettiamo sul nostro sito il lunedì mattina
già il collega Maurizio Rebecchini appunto pensa a inserirle tutte quante. Era diventato veramente una cosa impossibile senza collaborazione da parte di nessuno. Veramente noi abbiamo fatto decine di telefonate, mandato decine di email, ci avranno risposto sì e no 10 persone. E questo era, quindi ho pensato molto, se non gliene frega niente a loro, Maurizio, come si deve fare? Ci sono tra l'altro molte squadre molto molto importanti, cioè si chiama seconda categoria, ma Maurizio voleva aggiungere qualcosa proprio su questo, Maurizio Ribechini. Sì, su questo no, per avallare quello che dicevi, lo scorso anno e anche l'anno precedente ci siamo trovati ovviamente sempre la domenica nel tardo pomeriggio a cercare questi risultati di seconda categoria, e come anche giustamente scrivevi nell'articolo che è sul sito, per quanto riguarda in alcuni casi addirittura ci rispondevano ma io non ero alla partita, provate a sentire al bar. Quindi posso testimoniare di esserci trovati a cercare il numero del bar del paese, paese qualunque può essere, e domandare alla barista cosa ha fatto la tale squadra, e lei che chiedeva alla persona magari vestita con la tuta, che a quel punto ci dava il risultato. Ecco, non era senz'altro il modo di proseguire, perché effettivamente... perché ci sono poi i tempi organizzativi, ora certo, al di là di tutto. Cioè, noi appunto... Cioè, non è che puoi fare nottata in radio, appunto, in diretta appunto, poi, tra l'altro. No, permettimi una cosa, cioè, scusate... Voglio dire, ma se io chiamo il presidente di una società e non gliene importa niente al presidente della società della sua squadra, uno che deve fare il mio lavoro, il direttore di un emittente che ha delle spese e che vive esclusivamente con la pubblicità, dice ma se non gliene frega al presidente, figuriamoci agli ascoltatori. Cioè, e qui, questo è il ragionamento che ci ha fatto veramente cascare le braccia. E allora abbiamo detto basta le seconde categorie, chi le vuole le trova sul sito, perché noi non rinneghiamo le seconde categorie, sono sul sito della radio da lunedì mattina per tutta la settimana con le classifiche aggiornate. Certo. Quindi questo ci sembra più che sufficiente. Allora apro l'ultima finestra, te sei ora uno degli ospiti principali, perché chiaramente tifi Juve insieme a Polline e altre persone, a Platinum Calcio, Italia 7, sì. Giorgio Micheletti. Pronto? Sì, sì, ti ascolto. Ti no, ascolto. No, appunto, dicevo, sta passando proprio le foto, tra l'altro, di Guglielmo Carnemolla, che è stato premiato Giorgio. Quindi questa collaborazione perché Giorgio Micheletti la domenica fa il punto della Serie A. Sì, infatti abbiamo fatto questo matrimonio con Platinum Calcio, Giorgio Micheletti. E io come te appunto del resto andiamo in trasmissione, parliamo e diamo una mano alla trasmissione Platinum Calcio, e con Giorgio Micheletti abbiamo tutte le domeniche sere alle 17.30 un professionista che ci parla e ci spiega proprio appunto della Serie A, perché lui le vive in diretta durante la sua trasmissione. Noi domenica avremo due partite, ma ci mancano naturalmente tutte le altre della Serie A. Allora chi meglio di Giorgio Micheletti ci può fare questo excursus di tutto quello che accade nella massima serie? Abbiamo pensato di avvalerci anche della sua collaborazione quest'anno. Già sapete che siamo in collaborazione con Enrico Salvadori, altro grande professionista che saluto caramente, che ci parla della Lega Pro e di tutti gli altri campionati, della Serie B, eccetera. E naturalmente con Giorgio Micheletti credo che abbiamo completato il quadro. Devo dire che ho una buona squadra in tutti i sensi, i miei sono tutti titolari, non ci sono né titolari né riserve, sono tutti titolari quelli che lavorano da me, tutti professionisti. Tra l'altro guarda, sta passando la foto, sì. Quella che abbiamo fatto con Giovanni Bonocoro, che ricordiamo è il personal trainer di Del Piero ed è a Sydney, nell'intervista noi anticipammo l'esclusiva... Abbiamo sbagliato, perché avevo detto di Sky delle partite di Alex Del Piero, perché è Mediaset Premium, però ci avevamo visto giusto, Maurizio. Sì, no, però bisogna dire che l'aveva detto Giovanni Bonocore che l'esclusiva era di Sky. Certo, non è che no, l'avevamo per dire, noi. Ma la notizia era Sky, invece Mediaset, quindi non è un errore, perché noi avevamo detto che Alex Del Piero, le partite del Sydney FC sarebbero state date in Italia. Sì, sì. Quanto ti dispiace dopo 20 anni nome del capitano? Dimmi la verità. Beh, sai, tutto nel mondo ha un inizio e ha una fine. Credo che la vicenda Del Piero potesse essere gestita in un altro modo dalla società Juventus, e questo senz'altro sì. Poi però che Del Piero dovesse finire la sua carriera a un certo punto e l'ha finita alla grande vincendo lo scudetto l'anno scorso, era normale. Mi sarebbe piaciuto vederlo ancora un anno, perché secondo me ci poteva stare tranquillamente, finire lì la carriera,
però con lo scudetto sul petto, che se lo meritava secondo me tantissimo. Sì, esatto. Secondo me solo per due motivi. Ti dico la verità, io sono uno di quelli che non guarda mai al passato, guardo sempre avanti, quindi se non c'è il capitano, nell'evento ci sono altre persone, il capitano è andato a fare un'altra esperienza, ha fatto bene, ritornerà senz'altro nella dirigenza juventina fra qualche anno. Maurizio, c'è proprio un messaggio e ti liberiamo. Sì, c'è questo messaggio che è per te e per tutti noi, insomma un consiglio da parte di un ascoltatore che ci dice: finalmente 2 settimane fa ho ascoltato anche alla vostra radio una partita di eccellenza, Pisa Sporting Club Pro Livorno. Cercate, a mio avviso, insomma, di mettere in palinsesto una partita di eccellenza che è la massima espressione del calcio dilettantistico toscano. Questo è un consiglio da un ascoltatore. Vabbè, ma io L'ascoltatore ha perfettamente ragione, purtroppo il problema è che noi non possiamo fare 15 partite infatti. Diciamo che la Rai ne fa meno di noi, ne fa sempre 6-7, esatto. Noi siamo sulle 10-12. Ne dobbiamo fare al massimo nel palinsesto per farlo girare bene, per non esserci 8-9 partite. Noi come sempre tutte le settimane esageriamo, ne abbiamo sempre 10-11. Infatti, se guardate anche questa settimana, le partite che vi ho elencato prima sono ben 11. Chiaramente, a parte un paio che avranno meno spazio rispetto agli altri, ma questo è normale. Il problema è che quest'anno la Serie D ha molti derby ed è un campionato estremamente interessante, e in Serie C ci sono Carrarese, Pisa, Prato e Viareggio, che la domenica non puoi dimenticarti di metterle in palinsesto, certo, perché sono realtà importanti. Poi bisogna vedere, perché strada facendo magari qualcuno si perderà per strada, e noi daremo spazio e soprattutto voce a quelle squadre che se lo meritano, e a derby più interessanti, a squadre che avranno campionati di maggior espressione nei loro campionati di maggior rilievo. Grazie. Purtroppo però la realtà è questa, ecco, tutto qua. Grazie Maurizio di questo gradito intervento, noi ci sentiremo sicuramente domenica in diretta per questa, ricordiamo, giornata di solidarietà, almeno per quello che mi compete, e io vi ascolterò invece tutto calcio minuto per minuto, toscano, minuto per minuto, con te Marco Nardi e tutti gli altri. A voi, grazie. Buona serata e buona serata a tutti i telespettatori. Grazie Maurizio Bolognesi, direttore di Radio 1 Toscana. C'erano due messaggi, però uno molto molto interessante, vediamo se proprio si può parlare. Sì, uno era un consiglio che diceva: cercate di parlare anche della nostra provincia di Siena. Senz'altro, prima abbiamo parlato del Poggibonsi. Giancarlo, che appunto scrive questa cosa. Noi senz'altro provvederemo anche nelle prossime puntate a parlare della provincia di Siena, come possiamo fare di tutte le province. E poi invece un messaggio molto interessante: sono una mamma di un bambino di 10 anni che pratica calcio ma viene sempre inserito nella squadra B. E lui mi chiede: perché? Cosa devo rispondergli? Marisa da Livorno. Marco Nardi, cominciamo subito da dove siamo cominciati. Io, se sapessi cosa gli può rispondere questa signora, glielo direi sinceramente. Prepariamo il sondaggio intanto, così concludiamo col sondaggio. Non è bello sicuramente nei confronti dei ragazzi, perché è sempre comunque una specie di discriminazione. Però purtroppo ormai c'è il maledetto vizio anche nei ragazzini piccolini di dover vincere, di dover essere bravi, di dover imitare i grandi campioni, le grandi squadre, eccetera, eccetera. E magari il ragazzino per il momento meno dotato, che ci sembra meno bravo, vengono tolti degli spazi. E a quell'età sicuramente non è nemmeno giusto. È giusto che i ragazzi entrino in campo per vincere, anche per avere delle soddisfazioni, perché poi alla lunga, se i ragazzi perdono sempre, poi si perdono da sé per strada. Certo. Però non è facile. Io ho provato nel mondo del calcio, ho fatto tutto, ho fatto anche allenatore di squadre di ragazzi. Ti hai battuto? No, voglio vedere il documento. Sì, settimana prossima uno scoop qui di Marco Nardi, lo prometto io, quando c'ho il foglio in mano. Non esageriamo. E dicevo che è difficile poi fare una scelta, però è anche difficile gestire gruppi magari di 20-25 ragazzi. È chiaro che poi una scelta va comunque fatta, però è brutto, sinceramente non si riesce, io non riuscivo a guardare tanti ragazzi negli occhi quando dovevo dire: tu non giochi, tu vai in tribuna, giochi, tu vai in panchina, o tu magari giocherai domenica prossima. Marco Morelli invece? Proprio siamo in chiusura. Sì, io secondo la mia modesta opinione, secondo me le squadre prima di prendere allenatori devono prendere gli istruttori di calcio. Prima, secondo me,
l'allenatore deve essere istruttore, perché istruttore è un conto, l'allenatore è un altro. Invece queste società, purtroppo, non tutte, non parlo dell'Empoli, non parlo delle grandi società, ma le piccole società si avvalgono di allenatori che lo fanno magari così per dando una mano, certo. E non sono preparati. Il problema sussiste anche in questa cosa qui. Non dipende molto anche dal presidente della società, dipende anche dalla qualità degli allenatori. E questo vediamo e ne parleremo. Allora, abbiamo visto intanto la pagina web di www.dmnews.it. Sulla destra vedete le tre domande dei nostri sondaggi. Vediamo questa settimana cosa siamo. Allora, è giusto lasciare i giovani a casa per vincere le partite? No, 93%, sì, 7%. Quindi, insomma, la mamma sicuramente avrà votato nel 93%. Si è spostata molto, fra l'altro, era una maggioranza meno ma sai, la gente comincia a votare, vedendoci, certo. Vanno sul sito e votano. Il secondo, come siamo messi? Stanno arrivando, così vediamo un po'. Allora, ecco Marco, questo è quello che hai detto te, perché questo l'hai lanciato te domenica. È giusto fermarsi dopo un 6-0? No, cioè è giusto 7%. Cioè è giusto... No, è giusto fermarsi. Ho sbagliato io. È giusto fermarsi dopo il 6-0? Sì, il 13%. No, no, insomma, vabbè, dopo il 6-0 bisognava fermarsi. Questo ora dico, io... No, la domanda probabilmente è posta in modo diverso sul sito. All'opposto, l'87% delle persone... Dopo il 6-0 bisogna fermarsi. Bisogna continuare. No, bisogna continuare a segnare. E rispondo... Esatto. Veniva il tempo. Continuare a segnare? L'87%. No. Sul 6-0, Marco, l'abbiamo detto fino a prima. Io dico sempre che si può uscire dal campo sconfitti ma a testa alta, e si può uscire anche dal campo vincitori ma dover abbassare gli occhi. Io domenica scorsa, se fossi stato un giocatore del Mezzolara, molto probabilmente avrei abbassato gli occhi rientrando nei spogliatoi. L'ultimo invece, quello che stiamo portando avanti fin dalla prima puntata, il fidelizzato anche la prossima stagione? No, 81%, sì, 19%. Che ne pensi di questo, dei giovani? Che ricordiamo che poi il vecchio, già un 91, è già vecchio, quindi non trova spazio... Sono problematiche, Marco? Sono problematiche, sì, le abbiamo già detto. E secondo me il problema del fidelizzato è un po' un cane che si morde la coda. Perché francamente, sì, è giusto. Io ritengo che se il giovane è bravo deve giocare in qualunque età che abbia. Poi il discorso del fidelizzato o no, se non mi lascia il tempo che trova. Ecco, il tempo che trova, noi diamo chiaramente i saluti anche per questa puntata. Chiaramente volevo salutare Luca Bardi dietro le telecamere, al banco regia, Alessandro Barone, Guglielmo Carnemolla, chiaramente Maurizio Ribechini. Buona serata a tutti, buon proseguimento di serata. Marco Morelli. Buona serata a tutti. Marco Nardi. Come dico sempre, a mercoledì prossimo e a domenica magari su Radio Bruno Sport. E quindi su Radio Bruno Sport domenica, mercoledì prossimo sempre qui in diretta da Telecentro 2, Calcio Toscano, Calcio Giocato. Ciao da Maurizio Zini.